Most Influential Brand, atto 2, giusto, seconda puntata. Vengo subito al sodo, cioè quello che ci interessa delle marche italiane, perché se nella classifica complessiva Nutella appare al 10° posto, quando si scorpora tra millennials e invece boomers, per i boomers vincono Parmigiano Reggiano e Grana Padano, mentre per i millennials Nutella e basta. Sì, sono solo le top 10 e come avrai visto nelle top 10 abbiamo tantissime marche del digital, marche tecnologiche, perché sono quelle che hanno più trasformato la nostra vita negli ultimi anni. Detto ciò, la peculiarità proprio della classifica italiana è la presenza di brand dell'alimentare. Nutella è sempre vicino al cuore degli italiani, anche ai giovani millennial che magari si possono permettere di mangiare un po' di più, mentre i boomer, che devono pensare anche alla loro famiglia, fanno la spesa, fanno da mangiare, sono affezionati alle cose buone anche come ingredienti italiani. Tra l'altro, insomma, come advice per le marche, mentre ai boomers piace di più l'affidabilità di una marca, ai millennials diciamo andiamo proprio su engagement. Engagement, capacità di relazionarsi, capacità di fornire informazioni in modo trasparente, facili da reperire, questo è molto importante per i millennials, ma diciamo che comunque alla base la fiducia nella marca rimane un dato importante e un'apertura di credito di cui le marche possono usufruire sia con i millennials che con i boomers. La ricerca di quest'anno conferma i trend che si erano delineati l'anno scorso o si evince insomma qualche nuovo insight? La ricerca conferma i trend, ma l'abbiamo voluta proprio declinare per questi due target perché ci permettono di vedere delle realtà comunque simili ma molto diverse per alcuni particolari. Ma le marche devono coltivarli da piccoli insomma i consumatori? Esatto, nella capacità di instaurare delle relazioni significative di lungo periodo si svela il segreto delle marche che arrivano nelle top 10. E prima ancora dei millennials è inutile indagare perché non c'è capacità di spesa o comunque state pensando anche a loro? Non è affatto inutile, potrebbe essere una bella idea per l'anno prossimo.